Il dodicesimo anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 di Viareggio sarà condizionato con le iniziative a causa del Covid-19. Rispetto però all'anno scorso, dove non ci fu il corteo, la sera del 29, pur con il rispetto delle normative Covid, ci sarà la manifestazione per le vie cittadine, con arrivo in via Ponchielli, dove sarà collocato il palco. Durante il tragitto i familiari hanno chiesto di affiggere qualcosa alle finestre per richiamare l'attenzione su questo evento. La lettura dei nomi delle 32 vittime sarà affidato dai familiari ai ferrovieri che sono stati al loro fianco nel processo di Cassazione. Saranno organizzati anche due convegni per il 24 e 25 giugno con la partecipazione di diversi ospiti. Vorremmo che la giustizia terrena ci fosse. La sentenza di Cassazione, che ancora aspettiamo le motivazioni dopo quasi 6 mesi, non ha dato giustizia. Adesso vogliamo capire perché, e questo è un passo falso, un ritornare indietro di 20-30 anni, perché purtroppo la sicurezza quando si lavora è indispensabile e tocca ai datori di lavoro. Purtroppo tutte queste tragedie sono mancanza di sicurezza per guadagnare di più, e questo noi vogliamo continuare a dirlo e sinceramente ricorreremo anche alla Corte di Giustizia Europea, faremo tutto quello che è possibile perché la sentenza di Cassazione non è la realtà di Viareggio, non rispecchia la realtà di Viareggio. Domenica mattina intanto è organizzato dal gruppo motociclisti Tartarughe Lente il tradizionale moto incontro e alle 12 in Pineta di Ponente sarà inaugurato il defibrillatore con i proventi del moto incontro.